è campagna elettorale, si comincia anche in periodo natalizio. E stamattina Gaetano Montalbani, il dottore Montalbani, ex sindaco di Nocera Superiore, ha convocato una conferenza stampa per annunciare la sua riproposizione a candidato sindaco della sua città, cioè Nocera Superiore. Una conferenza stampa durante la quale ha detto in maniera chiara e tonda alcune cose, una per tutte: Nocera Superiore rimarrà Nocera Superiore. Non sono per la fusione in maniera assoluta, né tantomeno accetto un referendum che vede le due città confrontarsi con Nocera Inferiore, che è una città di 50.000 abitanti, e quindi con un numero di elettori di gran lunga superiore a quella di Nocera Superiore. E poi ha parlato del PUC, criticando in maniera categorica il disegno della città stesa da questa amministrazione. Insomma, si è trattenuto su moltissime argomentazioni, dice, esprimendo le sue idee e riproponendosi poi come sindaco, e ha detto che lui andrà dappertutto, incontrerà tutte le gente. Una cosa è piaciuta ai più che erano presenti: quando si è di Nocera Superiore, si è di Nocera Superiore, non si è di una frazione. Non si è di Pucciane, di Pareti o di Pizzolo o di altre frazioni, si è di Nocera Superiore, cioè vuole recuperare il sindaco o il candidato sindaco Gaetano Montalbano, vuole riproporre, vuole recuperare l'identità della città che secondo lui in questi ultimi tempi si è persa. Al dottore Montalbano, come agli altri candidati, perché ce ne sono di altri di candidati, gli auguri di una buona e ottima campagna elettorale. Ma sicuramente non è un'autocandidatura, ma è rispondere a tante richieste di ritornare in campo, perché probabilmente c'è un malcontento e forse i ricordi sono più piacevoli del presente. Ma la riproposizione è finalizzata semplicemente a mettere innanzitutto la città, i cittadini di Nocera Superiore davanti a tutti. Per cui si deve operare non nel senso di dire noi vogliamo cambiare. Chi ha detto che voleva qualche altra cosa, oggi forse abbiamo qualche cosa che non è quello che si voleva. Noi oggi pensiamo a quello che può essere il futuro e quello che può essere questa città, partendo non solo dalle origini ma tirando fuori quelle che possono essere le proposte per dare un volto definitivo, ripartendo dalla storia. Allora mettere insieme le identità di questa città non è una cosa semplice, ma nemmeno difficile. Basta la volontà, un progetto comune, identità di vedute, ma soprattutto mettere da parte gli interessi dei singoli per fare l'interesse della collettività. Allora, stamattina si parte con una conferenza stampa, vediamo volti anche noti che sono ritornati in maniera attiva a fare politica, mentre fino a qualche giorno fa l'avevano abbandonata. Ma guardi, io innanzitutto sono stato 4 anni e mezzo senza dire una parola e senza fare assolutamente niente, per cui uno si disintossica da quella che può essere la politica e guarda le cose con più freddezza e anche con più razionalità, per cui oggi si riparte con un'esperienza maggiore, ma soprattutto con una volontà diversa e con dei principi che sono completamente nuovi, nel senso che praticamente aggregare non significa mettere solo insieme, ma aggregare intorno a qualche progetto e a qualche cosa di importante è molto più significativo di altre cose. Qui non ci sono semplicemente in ballo gli interessi dei singoli, c'è una collettività da preservare, ma una collettività da modernizzare e da rimettere in sesto, perché credo che questo sia il compito di chi fa politica, non tanto per fare politica, ma soprattutto per dare maggiore dignità e un volto diverso a una città che secondo me forse nel corso degli anni è stata anche abbandonata. Io faccio ammenda anche dei miei errori, ma dagli errori si riparte per non commetterli più. Se uno non fa tesoro degli errori che ha commesso, significa che ha poca intelligenza e poca visione del futuro.